Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. In principio c'era la parola. Bellissimo. In principio c'era un pensiero di amore, un disegno di armonia. È scritto anche: tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. È come dire che un lembo di Dio, un lembo della sua bellezza è dentro ciascuno di noi. Dio l'ha seminata nei solchi della storia. Allora dovremmo camminare per le strade, guardarci intorno e dirci:
nulla senza di Lui, perché raggi di luce, l'abbiamo appena ascoltato, il Verbo è la luce del mondo, raggi di luce su tutta la terra, in ogni popolo, in ogni religione, in ogni forma umana, raggi di luce che illuminano il nostro buio. Il Verbo si fece carne e venne a mettere la sua tenda in mezzo a noi. Dio si è fatto carne, si è fatto storia, Dio si è comunicato a noi, ma non si è comunicato per mezzo di libri, di idee che solo i dotti potevano capire, no, si è comunicato con una vita di uomo. Pensate, un corpo diventa il luogo dove Dio si è rivelato. E un corpo lo possono leggere tutti, è un libro che finalmente tutti possono capire. Così è il corpo di Gesù, la carne di Gesù, il vissuto della sua vita, il suo corpo è diventato manifestazione di Dio. Pensate ai piedi di Gesù, a Lui che camminava senza sosta. Quei piedi ci hanno raccontato qualcosa di Dio. Pensate alla sua voce che annunciava il regno di Dio. Pensate alle sue mani che accarezzavano i bambini, che sollevavano i paralitici, che spezzavano il pane, ci hanno raccontato qualcosa di Dio, ma soprattutto non ci ha raccontato qualcosa di Dio quel corpo che ha donato il sangue, che si è donato tutto sulla croce. Ma allora mi chiedo, in questo Natale, le mie mani, i miei piedi, la mia voce, la mia sensibilità, il mio vissuto, la mia quotidianità raccontano Dio? Lo continuano ad incarnare? Il Verbo si è fatto carne e ha messo la sua tenda in mezzo a noi. Oggi celebriamo il Dio che si è fatto come noi. Ha preso la sua tenda. La tenda è sinonimo di fragilità, di precarietà, di mobilità. Pensate alla tenda dei pastori, ma penso anche alla tenda dei terremotati, alla tenda dei profughi. Penso anche alla tenda di chi si trova in un letto di ospedale, a lottare tra la vita e la morte, alla tenda di chi a causa di questa pandemia ha perso il lavoro o vive nella precarietà. E Dio dov'è in tutto questo? Dio dov'è? Dio sta dentro tutti i terremoti della vita, dentro l'insicurezza della vita, dentro la provvisorietà della vita. Dio sta dentro pure questa pandemia, dentro, con la sua tenda, compagno della nostra fragilità, della nostra insicurezza, della nostra precarietà. Lui, il Signore, il Verbo, la parola, ha messo la sua tenda in mezzo a noi. La sua tenda è tra di noi. È una tenda che non fa spettacolo. È una tenda tra le tende. Non è una parola impazzita di chi parla solo lui. La sua parola abbraccia le infinite, piccole parole che siamo noi. Ci tiene insieme, ci fa parlare, perché, vedete, ognuno di noi è una piccola parola di Dio. È un piccolo messaggio di Dio. E ognuno di noi è questa parola. In questi giorni
segnati dal coronavirus, non vorremmo né solitudine né sofferenza, vorremmo almeno una tregua, forse perché avvertiamo che a Natale la nostra condizione umana diviene la condizione stessa di Dio. Ecco perché in questi giorni vorremmo che niente deturpasse, avvilisse il volto dell'uomo. Sarebbe davvero un sacrilegio. Cari amici, cosa augurarvi per questo Natale 2020? Vorrei augurarvi di incontrare il Signore in tutto ciò che è veramente umano. Non lo incontriamo principalmente nei dogmi o nei grandi pontificali, non illudiamoci. Dio lo incontriamo nell'insieme della vita, in tutta la vita, in tutto quello che è vita. Questa è la cosa più profonda che posso dirvi sul Natale. Il mistero di Dio non dobbiamo scrutarlo in cielo, altrimenti l'esclusione dell'uomo continua tranquillamente. Inutile tenere gli occhi al cielo mentre a due passi da noi il povero, il bambino viene ucciso, affamato, emarginato. La tenda che Dio ha stabilito tra di noi è la carne dell'uomo, lì è Dio. È lì che arriveremo alla gloria, attraverso quella tenda, non altre. Questa è la legge del Natale. Dio ha messo la tenda tra gli uomini. È un Dio con noi. È lì che si manifesta, soprattutto nella creatura più debole e più fragile. Questa è la verità. Questo è il Natale cristiano.